infatti si riapre la nostra finestra poetica con anima d'autore, ogni tanto ci prendiamo questi 15 minuti, li prendiamo tutti per noi e per i nostri poeti. Torno a salutare il mio compagno di viaggio, mio Virgilio, perché io di poesia ne so davvero poco, per cui Alessandro davvero ci aiuti ogni volta ad entrare in contatto con nuovi e autori però in realtà che abbiamo già conosciuto. In modo particolare oggi so che torna il filosofo del nostro gruppo di poeti, raccontaci un po'. Ciao a tutti, oggi è con noi Roberto Borghesi, ha scritto una bellissima presentazione. Ciao. Perché chiedo agli autori che vengono ad Anima d'Autore di scrivermi qualche riga per presentarsi, e lui dice di sé che è un ricercatore del pensiero, ha 57 anni e questo lo cerca nella filosofia, come curatore di una collana per Sauma di Pesaro e nel libro di fiabe per adulti bambini Fanny che voleva sognare, libro che uscirà a giugno per la Helicon di Arezzo. Pensare fa bene, cercare il pensiero accumula tesori, ditelo a zio Paperone. Ecco, allora Roberto, perché questa idea di scrivere questo libro per bambini e adulti? Ma ci sono arrivato per caso, come da un po' di tempo a questa parte mi arrivano le cose che scrivo per caso. Cioè, io scrivo adesso recentemente molto su commissione, una cosa che accadeva secoli fa, no? Si scolpiva, si dipingeva su commissione, su ordinazione. I famosi mecenati che poi sono scomparsi, così come sono scomparsi i soldi in pratica. Sì, praticamente io scrivo senza mecenati, o meglio, i miei mecenati sono gente, amici, conoscenti, parenti, ma perché non mi scrivi una poesia? Perché non mi scrivi un piccolo testo? Perché non mi scrivi un racconto? E io mi cimento su quello che mi viene chiesto e mi stimola moltissimo. E appunto, e questa è una ricchezza che vale tutti i tesori di zio Paperone e mi fa bene la salute. Mi rendo conto che in questo modo, cioè io nell'antologia per chi scrive a fede, ho scritto un saggio, no, per te, e in questo saggio io rispondo di sì, tu domani, ma chi scrive a fede? E il mio modo di dimostrare la fede che ho io nella scrittura è proprio quella di sfidare me stesso sulla richiesta degli altri che mi dicono scrivi qualcosa per me. E l'altra collaborazione che ho avuto con te è l'ho elaborata sulla scrittura felice in Nietzsche, no? E perché all'inizio di questo incontro con voi, con Simone, con te, con gli amici, riprendo un po' questi due temi, perché io credo che dimostrare che Nietzsche, per esempio, che è un uomo che ha sofferto moltissimo, che è uno dei filosofi della sofferenza, del dolore, ma che reagisce al dolore, c'è il tema della felicità di fondo, la scrittura è felice in Nietzsche molto spesso, lui è molto felice quando scrive e sappiamo che si dice, è un luogo comune, che la scrittura è terapeutica, no? La mia felicità nello scrivere non consiste nello scrivere le cose allegre. Certo, io sono una persona, adesso sono un po' timido perché non sono abituato alle telecamere, però fondamentalmente sono una persona allegra, però ho i miei problemi, ma sono felice. Nella scrittura la mia felicità sta nella scrittura stessa, anche nel trattare temi che non sono facili. E io è terapeutica nella scrittura non in quanto libera dal dolore, ma in quanto fa prendere consapevolezza del dolore. E ultimamente io lavoro su questo rapporto della scrittura, mi è stato chiesto da mio fratello un anno fa di scrivere delle fiabe ma non per i bambini specificamente, ma delle fiabe per adulti trattino bambini. Effettivamente l'obiettivo di questa scrittura era di mettere insieme delle fiabe che venissero lette in famiglia, quindi io ho scritto, lui mi ha posto 10 fiabe in abbinato, per esempio il bianco, il nero, il buio, la luce, la musica, il suono, il silenzio, sulle quali ho lavorato, ho scritto, ognuno scritto non in contrapposizione con l'altra, ma gemellate fra di loro. E ovviamente, essendo scritture fatte da me, sono fiabe filosofiche, ma attenzione, non sono fiabe che vogliono fare della filosofia. La filosofia nella mia scrittura è la ricerca appunto del pensiero, come una persona mi ha definito, cioè un cercare di riflettere, no? Quindi fa parte per esempio della mia felicità l'inquietudine, può sembrare paradossale questo, cioè una persona felice si dice tranquilla e serena come un albero che
è in mezzo al bosco e non è scosso dal vento, è lì ed è sereno. E no? Così, Roberto, proprio il tema dell'albero, perché tu hai chiesto di tirare fuori dalla nostra biblioteca un libro molto particolare, non un tuo testo, non una raccolta dove ci sono anche le tue opere, ma un testo di Jean-Luc Nancy, Prendere la parola, perché so che qui c'è un albero che ti ha ispirato. Roberto, te lo passo come sempre facciamo con i nostri autori. Perché sei rimasto così coinvolto e colpito da questo testo? Ti ringrazio molto, Simona, e intanto che lo vado a cercare ti dico questo. Roberto l'ha anche tradotto. Sì, pagina 42. Così lo cerchiamo. Lo prendo come esempio. Albero perché ispirante. Scusate, ecco. Perché ho scelto l'albero? Perché l'albero dimostra come si fa poesia, e in questo caso non si fa poesia in un modo molto, molto elevato, prendendo temi comuni come l'albero, no? Lui che ha scritto su Kant, su Hegel, su tutti i filosofi, Cartesio, eccetera, in questo libro, in cui sono raccolti 24 interventi che lui, anche lui su commissione, ha scritto per varie occasioni, emblematico mi è sembrato proprio quello, traducendolo, che mi ha preso molto, perché mi è sembrato anche molto poetico, il piccolo testo sull'albero, che magari ne leggerò un testo. Vorrei dire questo, che una delle cose che faccio è la traduzione. La traduzione è anch'essa un veicolo di felicità, perché tradurre un testo è incontrare un'altra persona, un altro pensiero. Vuol dire confrontarsi con questo pensiero, non vuol dire mettersi lì passivamente come una macchinetta, prendere la parola e trasportarla, ma vuol dire entrare nella frase, cercare di capire cosa dice fino in fondo, poi trasportarla nella propria lingua e a colui che la leggerà far veicolare, certo fedelmente, quello che pensa l'autore, ma fedelmente non vuol dire alla lettera, vuol dire in una fedeltà che è una trasposizione. In fondo io dico la fede, se è fede, è la trasposizione di un rapporto con Dio, con l'altro, no? Non è una macchinetta, certo. non dovrebbe essere così, almeno per me non dovrebbe essere così, con tutto il rispetto per qualsiasi tipo di fede ovviamente. E quindi ho preso il discorso dell'albero e lo volevo, ne leggo un pezzettino, certo. Certamente, perché ecco, leggerei proprio dall'inizio, l'albero, primo capitolo, elevazione, si erge, si innalza, va dalla terra al cielo, non è solo questione di Italia, ci sono delle felci giganti che sono alte come alberi, ma le felci sono sostenute da uno slancio, da una specie di salto la cui curva ne sposita la traiettoria, quasi tutte le piante si innalzano disegnando un tracciato, uno slancio, pronto a incurvarsi con la grazia di un'inclinazione iscritta sino all'elevazione. L'albero, al contrario, sale e si erge essenzialmente. Esso non smette di tendere verso l'altezza, anche quando, come salice piangente, piega verso il suolo i lunghi, sottili e fragili fusti, che quasi non si oserebbe chiamare rami. Cioè, sentite che respiro che c'è, cioè, qui c'è della poesia, cioè, parla proprio dell'albero, e ce li immaginiamo questi alberi, e fa della filosofia contemporaneamente. Ecco, questo è uno degli ultimi momenti del lavoro di ricerca di Jean-Luc Nancy, uno degli sbocchi recenti. Lui infatti ha detto recentemente che vorrebbe quasi smettere di fare il filosofo e proprio dedicarsi alla scrittura in maniera poetica, no? In maniera una poesia che salva. Roberto, prima anche di ascoltare magari qualcosa dei tuoi scritti, non so se ci puoi fare qualche anticipazione tratta da Fanny, poi magari ce lo dici. Ti volevo chiedere questa cosa, o meglio, volevo riflettere con te un attimo su una cosa molto bella che a mio avviso hai detto, di come la ricerca rappresenti per te un elemento di grande felicità. Mi faceva riflettere questo perché oggi noi siamo all'interno di una società dove conta da dove parti e dove arrivi, e soprattutto bisogna cercare di farlo nel modo più veloce possibile. Il tragitto, il percorso che è portato metaforicamente dalla concretezza anche al pensiero non conta quasi, importante arrivare all'obiettivo. Ecco, tu ci stai dicendo una cosa bellissima, perché alle volte, lo dico anche a tutti i nostri telespettatori, non è detto che le risposte siano lì a portata di mano. Alle volte la ricerca è penosa, la ricerca è lunga, laboriosa, e tu ci dici però che anche quella ricerca può essere felicità.
Certamente, ho parlato prima di inquietudine, cioè intendevo dire questo, che la ricerca è di per sé felicità, perché la felicità non è nel raggiungere il traguardo, lì è la gioia esplosiva di aver raggiunto il traguardo, ma tutta la sofferenza che si ha dal momento della partenza al momento dell'arrivo, il continuo camminare, il continuo interrogarsi. Almeno per me la felicità è questo, cioè io quello che provo, la gioia che provo è nel sentire anche il tormento, nel sentire anche delle volte l'insicurezza. Io, per me fa parte della gioia e della felicità anche l'insicurezza. Quando uno comincia una ricerca nel bosco e si avvia per un sentiero nel bosco, no? E vuole arrivare dall'altra parte del bosco, non è sicuro di arrivarci. Però questa insicurezza non lo mette in agitazione, nel senso, oh mio Dio, allora non vado, non parto. No, chi è quel personaggio delle fiabe, ecco, che scrivo di fiabe, non mi viene in mente, in francese, le petit poussé, il pollicino, ecco, pollicino, cosa fa? Prende i suoi sassolini e parte nel bosco alla ricerca, va nella ricerca nel bosco e si perde anche nel bosco. Il fatto di perdersi, di smarrirsi, non di perdersi, di smarrirsi, fa parte del gioco. Noi siamo troppo, come dicevi tu Simone, troppo oggi abituati a volere tutto subito, a sapere il punto di partenza, a sapere il punto di arrivo, a non volere affrontare delle incertezze che ci sono lungo il percorso, a non volere, tra virgolette, soffrire, no? Ma sofferenza nel senso di fatica, come dicevi tu, cioè di elaborazione, di cammino. Certo, quindi, che è anche una crescita, un cambiamento, certo. Ma fra l'altro penso che la pedagogia, parlando appunto di fiabe, sia questo fondamentalmente. Cioè io credo che adesso i miei figli sono grandi, ma fin da piccoli non li ho mai disabituati a soffrire, fra virgolette, cioè a affrontare anche il loro dolore, a rispettare il loro dolore e i problemi che avevano. Abbiamo un po' approfittato del tuo essere filosofo, però non vogliamo togliere spazio anche alle tue creature, quindi vorrei allora, io, che leggessi qualcosa di tuo. Sì, io vi leggerò, invece di leggervi da Fanny che voleva sognare, che è il libro che uscirà a giugno, vi leggerò questa fiaba che io regalo a chi sostanzialmente decide di prendere il mio libro. È una chicca e si chiama La fiaba della fiaba. È una fiaba e ve la leggo. La signorina Fiaba abitava all'angolo di Via delle Parole, insegnava nelle scuole con i quaderni colorati ai bambini affamati di immagini e di suoni. Per farli star buoni raccoglieva sassi variopinti e sulla cattedra disponeva a modi dipinti pietre levigate preziose, anelli di conti e collane di spose. Ogni giorno la signorina Fiaba faceva la spesa alla cartoleria e portava via fogli di ogni dimensione, metteva tutto in un borsone e a piedi faceva mille miglia prima di avere la voglia di sostare davanti a una vetrina dove si specchiava e si rivedeva bambina. La signorina Fiaba raccoglieva le foglie cadute, arrugginite dall'autunno, che non raccoglieva nessuno e se le appoggiava all'orecchio e quelle come un apparecchio da registrazione emanavano come suoni di canzoni. E lei si sedeva su di una panchina e apriva il suo borsello di ex ballerina. Già non ballava più da quando passava il tempo a guardare il blu del cielo pieno di stelle. E le storielle le raccontava il vento, un po' fischiettando, un po' con un lamento. Raccontava il vecchio vento che in un convento di mattoni zigani abitavano frati nani e suore gemellate, che scrivevano su manoscritti le storie di fate e di folletti. La signorina Fiaba, in effetti, era un poco dispersiva, seguiva percorsi di storia alla deriva, un poco come questo racconto che andrà per ogni dove fino in fondo. E la signorina Fiaba si accompagnava favolosamente alla favola del tutto e del niente, filosoficamente ma non moralmente. Una fiaba diceva anche mente, anche un'invenzione a cavallo tra fantasia e ragione, tra sentimento e delizia. La fiaba diceva ti vizia, ti fa volare, ti fa sognare, ti fa sperare, ti fa assaporare il gusto della fantasia, il piacere della poesia, il rigore dell'invenzione che salta oltre le sbarre della ragione, che voga con foga tra le onde delle piccole bugie dette per addolcire le vie del dolore. La signorina Fiaba conosceva e come l'amore, l'amore fraterno, l'amore eterno, l'amore pazzo, l'amore come un pupazzo, l'amore affabulato, l'amore accantonato. La signorina Fiaba aveva nella sua tasca ogni mattina una storia fresca, aveva una chiave per passare tutte le soglie, una matita per scrivere sulle foglie.
Aveva l'autista per andare al premio letterario, un terno che era sempre in orario. La signorina Fabia aveva l'ufficio in corso dei sette nani e scriveva sempre a quattro mani, e nella sala d'attesa stava un ufficiale per consegnare la nuova storia al giornale, e c'erano principi e c'erano marchesi che leggevano i suoi testi sempre sorpresi, e il pubblico applaudiva, ma lei non faceva la diva, seppure vestisse favolosamente in un abito argentato che specchiava il dettato del manoscritto che la signorina Fiaba aveva appena terminato. E Dio sa cosa inventava quando scaldava il pranzo o la cena e con la bocca piena raccontava di imprese e di impresari, di donne, amore e cavalieri, di banchieri senza più danari, ma con un racconto magari dei templari. E la signorina Fiaba sudava davvero per scrivere anche poche righe. Quando saltavano le dighe scriveva di mille una notte e delle botte e dei botti rivoluzionari e dei suoi amici mai avari di suggerimenti e di bambini ormai contenti e addormentati, gonfi di leccorni di gelati. E alla fiera del libro bianco la signorina Fiaba passava di banco in banco acquistando sempre la stessa storia che ormai conosceva a memoria, la storia di Fiaba diventata signorina ma in fondo bambina. Vi ho letto questo testo per dirvi che questo genere di scrittura è quello del libro Fanny che voleva sognare. Cioè io mi lascio andare a quello che le parole mi fanno, sono le parole che mi guidano. C'è molta musicalità, molta rima sì. Molta, ma non è ricercata. È proprio, viene. Mi viene così. E Fanny, che parla di temi tipo il bianco, il nero, il buio, la luce, la verità, la menzogna, eccetera, per invece che una cartella sola, per 4-5 cartelle, ecco, vorrebbe essere questo libro un libro letto non da una persona sola, ma da più voci. Quasi musicale, sì, infatti. Se mi permetti, Simona, aggiungerei, vorrebbe essere un testo che letto, per esempio, da adulti e bambini insieme, ciascuno può prendere da questo testo quello che sente e partire per la sua fiaba. Cioè il mio testo dovrebbe essere un motorino di avviamento delle fiabe. Io so che sei molto attento sia all'infanzia, perché addirittura hai avvicinato la filosofia ai bambini, so tipo in Biblioteca Sant'Arcangelo e da altre parti, e poi so anche, magari ce ne parli in 30 secondi se ti va, che ti vedi anche con ragazzi, insomma giovani adulti, non so come definirli, che si vogliono confrontare con te magari su degli argomenti, no? Sui libri, ci puoi parlare anche di questa esperienza? Che sì, io sono poliedrico, sono arrivato alla mia età a essere poliedrico, quindi, e mi piace esserlo, mi trovo bene e quindi lo coltivo, coltivo questa poliedricità, questa possibilità di incontri che mi vengono, e quindi con i bambini abbiamo fatto a Santa Casa un'esperienza di filosofia per loro, aiutato dalle mamme, no? Che mi hanno fatto da tramite fra i bambini piccoli e me. E d'altra parte, per esempio, c'è un gruppo di persone che ci incontriamo un martedì al mese per una specie di, è definito caffè filosofico, è nato in Francia, a Parigi, il caffè filo, però non è proprio un caffè filosofico, quanto uno di noi sceglie ogni volta turno a turno la parola o il tema su cui parlare. Si parte, io faccio un po' anche lì da coordinatore, non da guida proprio, nel senso che io dico quello che è la verità su questa parola, che l'ho trovata chissà dove, ma no. Cioè la verità della parola stessa viene fuori dal confronto, soprattutto dalla relazione, sì. Anche questa è filosofia. Noi ringraziamo Roberto per essere stato con noi, cercatolo a giugno nelle librerie Fanny che voleva sognare. Alessandro, noi ci ritroviamo a una prossima puntata di Anima d'Autore, chissà che vi faremo scoprire. Un grande saluto a tutti e alla Roberto, prossima. Grazie a voi, grazie veramente tanto, grazie.